Ma attenzione, è il momento di ricollegarsi con Zoo Hollywood, perché questa volta abbiamo rifatto Il Padrino parte 1. Lo Zoo di 105 presenta Zoo Hollywood. Stiamo girando i nuovissimi film dove l'attore protagonista potresti essere tu. Zoo Hollywood. Titolo del film: Il Padrino parte prima. Attori protagonisti: Alan Caligiuri nella parte di Don Vito Corleone, Marco Dona nella parte di Francuzzo e Sonny Corleone e altri attori presi a cazzo e muzzo in giro per l'Italia. Entra Francuzzo, entra, vieni a parlarmi dei tuoi problemi, vieni Francuzzo. Buongiorno, Don Vito Corleone, buongiorno. Che ho bisogno di un favore. Che ne***o, scusa, che ne***o. Che ne***o. Che ne***o. Favori. Avessi bisogno di un favore. Francuzzo, dimmi, racconta, ma qual è il tuo problema? La piaga che mi sta rovinando la vita è il mio vicino di casa. C'è un cane che abbaia giorno e notte. Non posso dormire. Trovassi il paradiso tuo in America. Commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali. A che ti serve un amico come me? Ma quello abbaia! Ma ora viene da me e mi dice: Don Corleone, dammi giustizia. Però non lo fai con rispetto. Tu non offri amicizia. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino. Invece ti presenti a casa mia il giorno che si marita mia figlia e mi viene a chiedere un omicidio a pagamento. Ma no, Don Corleone, io non volevo un omicidio. Io ci voglio bene i cani. Il problema vero è lui padrone che lo fa innervosire. Ma che fece Francuzzo? Che te fece mai per meritare questa mancanza di rispetto? Se venivi da me in amicizia, i bastardi che hanno sfigurato tua figlia avrebbero la punizione oggi stesso. Don Corleone, ma che c'entra? È quella baia. Bravo, un giorno è che non arriva mai quel giorno. Ma forse ti chiederò di cambiarmi il servizio. Ma fino a quel momento consideralo un dono in occasione delle nozze di mia figlia. Grazie, Pacino. Allora non abbaia più. Pronto? 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 Chi parla? Salve, la disturbo. Ti posso fare una domanda? Mi dica. Sono amico di Francuzzo, no? E mi ha detto che c'è questo problema del cane che abbaia. Ma come la dobbiamo risolvere questa situazione? Ma dove abbaia? Dice che c'è il cane che abbaia. Ma lei chi è? Sono il signor Corleone. Ah, ma forse si è sbagliato. Qua è strada. No, forse non ci siamo capiti. Allora, il signor Francuzzo è venuto da me. Ma chi è il signor Francuzzo? A chiedermi gentilmente di chiedere a lei di smetterla di fare abbaiare questo cane. Ma guardi che si sbaglia, io non conosco nessun signor Francuzzo. È lei che sta facendo abbaiare questo cane? No. Ma me lo può dire sinceramente? Ma sinceramente, qua cani che abbaiano non ce ne sono. Qua è strada c***o. Lei forse si sbaglia con qualcheduno d'altro. È suo, è suo il cane. A me mi ha detto Francuzzo che è suo il cane. Ma chi è Francuzzo? Francuzzo dice che è il suo vicino di casa. Che dice che non dorme la notte, che questo abbaia. Ma io non c'ho. E non è comportamento. Ma io non ce n'ho vicini di casa che si chiamano Francuzzo. Ti stai comportando in modo che non mi piace, capito? Ma non ce n'ho io vicini di casa che si chiamano Francuzzo. Lei si sta sbagliando. La droga deve essere controllata come un'industria per mantenerla rispettabile. Non la voglio vicino alle scuole. Non la voglio in mano ai bambini. Questa è un'infamità. Ma vedo che si sbaglia. Arrivederci. Non si trova niente. Pronto? Pronto? Sono Sonny. Sì? Hai saputo? E che cosa? Il turco vuole trattare. Eh? Il turco vuole trattare. Bella faccia di corno quel figlio di puttana. Chi è tu? Ma di chi sei? Ieri sera l'ha presa nel c***o e oggi vuole trattare. Oh, stronzo! Sei un fedente, tu e chi sei? Sonny, guarda quando subite queste fragole, vedi? Ci sono i peschi, i mili, eh? E vedi quante sono belle? Sì, padre. Me ne volesse assaggiare una? Mmm, quanto sono buone queste fragole.
Attento padre, stanno arrivando, c'è anche Sollozzo, nasconditi. Sonny, non ce la faccio a lasciare queste fragole, sono troppo buone. Stanno ammazzando. Padre, sei morto, bastardi. Pronto? Ehi, Sollozzo. Pronto? Sollozzo, sono Sonny. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Ti sento, sì, dimmi. Finalmente ti trovo. Ma chi sei? Sono Sonny, Sonny Corleone. Johnny Corleone. Sonny, con la S, Sonny Corleone. E chi sei? Allora, ascoltami bene, tu hai fatto uno sgarro irreparabile alla mia famiglia. Allora piglio per te, mamma. Va bene? Hai capito che sto arrivando, mi devi aspettare, eh? Sì, ti sto aspettando, e me la c***i, tu eri tutto Corleone pure. Va bene, testa di c***o. Stai attento a come parli. Testa di c***o, vieni che te la metto in c***o. Ti aspetto, testa di c***o, vieni. Guarda che ti spacco tutto. Vieni che ti aspetto, testa di c***o. Ok, sai che facciamo? Fammi un c***o e parliamo più, dimmi. Ci vediamo nella prossima puntata, stronzo. Porca sta mamma, che scemonetti. Lo Zoo di 105 ha presentato Zoo Hollywood. Ci vediamo al prossimo film. Non vediamo l'ora. Zoo Hollywood.